Gari amici alla Catechesi sul tema appunto che riguarda la bellezza eh, del cristianesimo. E quindi, diciamo, eh, questo mh, il cristianesimo è, eh, è un progetto divino meraviglioso, eh, che non ha uguali, ovviamente, perché è comunque è l'unico progetto che si dà la, la risposta all'interrogativo fondamentale della vita cioè chi siamo, da dove veniamo dove, dove andiamo insomma e, e, e abbiamo già risposto a tante domande però adesso c'è la domanda forse più importante e cioè che è questa dove andiamo e, cioè il cristianesimo è una la religione cristiana è un progetto divino che si attua nel tempo, è un progetto che ha un inizio e una fine. Questo progetto è incominciato con l'opera della creazione, quando Dio ha creato il mondo dal nulla, che è culminato nell'uomo capace di Dio, perché con l'intelligenza con la quale può arrivare a Dio attraverso le creature, e un cuore che può arrivare alla, diciamo così, anche col sentimento con desideri più, più profondi dell'uomo, desiderio di immortalità, di santità, di bellezza, di verità e di amore, tutto questo ci può portare a, a conoscere Dio e ad amarlo, anche se poi eh, non possiamo andare oltre, per cui è Dio stesso che si rivela, e viene incontro a noi, e, attraverso la divina rivelazione. Quindi è un progetto che ha avuto un inizio. Eh, che è culminato nella creazione dell'uomo e nell'elevazione dell'uomo allo stato di grazia, che vuol dire a uno stato di amicizia intima con Dio, per cui l'uomo non è lasciato nella sua dimensione diciamo di finitezza di creatura, ma eh, è elevato alla vita divina, cioè, cosa vuol dire l'uomo elevato alla vita divina? Nel progetto di Dio, il culmine di questo progetto, il punto di arrivo di questo progetto, è che noi partecipiamo alla. Alla, alla diciamo così comunione di amore della Santissima Trinità quello è il culmine del progetto divino e cioè che dalle creature Dio ci ha creati qual è il progetto di Dio? che Dio ha creato degli esseri come gli angeli come gli uomini capaci di conoscere e di amarlo e il loro destino è di essere eternamente partecipi della vita di Dio che è la comunione eterna di amore tra le tre persone trinitarie quindi come dice la Madonna, la più grande felicità è l'abbraccio di mio figlio, cioè la, la vita eterna, cioè è questo l'annuncio cristiano. Cioè dove andremo a finire, cari amici? La fede ci dice che andremo a finire eh, laddove eh, da dove siamo incominciati, cioè siamo usciti da Dio, che ci ha creati dal nulla, torniamo a Dio attraverso Gesù Cristo, e attraverso Gesù Cristo noi arriviamo alla vita eterna e quindi alla gioia eterna del paradiso. Intendo in parole povere, il paradiso è il paradiso, come dice la Madonna, è la meta, quindi noi dobbiamo tenere, ma anche il termine finale di tutto ciò che esiste. Il termine, diciamo così, dell'opera divina è i cieli nuovi e la terra nuova e la vita eterna con Dio per sempre. Questo è il progetto divino. È un progetto che però deve essere accolto dalle creature per cui, cari amici, noi possiamo far parte di questo progetto, possiamo anche auto escluderci. Quindi il progetto divino è un progetto di fedeltà, di sicurezza, di certezza, ma a un punto, possiamo dire, a un punto che è determinato da noi, cioè siamo noi che decidiamo se far parte di questo progetto e quindi se noi decidiamo di rispondere all'amore di Dio, Oppure noi non vogliamo accettare questo progetto, non vogliamo dipendere da Dio, non vogliamo eh, che Dio eh, sia il fine ultimo della nostra vita e possiamo quindi anche rifiutarlo, possiamo contestarlo, possiamo rifiutarlo, e quello che ha fatto l'Angelo Ribelle è quello che possono fare anche gli uomini. Cioè il tempo della vita, cari ragazzi, sapete a cosa serve il tempo della vita? Il tempo della vita serve a decidere quale sarà il nostro destino eterno. Quindi quello che è decisivo nella vita non è se tu sei laureato o non sei laureato, se sei ricco o non sei povero, se campi 90 anni o solo 30 anni. Il tempo, il tempo della vita, e cioè quello che è più importante della vita, è raggiungere l'obiettivo per il quale Dio ci ha creati, e cioè il paradiso, cioè la gloria del cielo, l'eterna felicità. Questo è quello che conta nella vita. Questo obiettivo... Non si compra. Questo obiettivo lo si merita attraverso l'umiltà, attraverso il pentimento dei peccati, attraverso la risposta all'amore di Dio, attraverso la risposta al progetto di Dio sulla nostra vita. Quindi quello che conta alla fin fine è salvarsi l'anima, dicevano una volta, ma Gesù ha anche detto eh, che cosa eh, eh, che cosa serve all'uomo anche se guadagna il mondo intero e poi perde la sua anima. Tu immagina un ricco che possiede mezzo mondo, diciamo, che è lì morto. E uno cosa, cosa dice? Eh, quanto ha guadagnato? Quanto ha realizzato? Sì, va bene, d'accordo, ma dov'è che è adesso quel tizio? Dov'è che è adesso? Questo, queste sono le risposte che contano. Sono risposte serie. Quindi, se, anche se ha guadagnato il mondo, ha perso la sua anima, è veramente ha è fallito nella vita ma un fallimento per i quali non c'è rimedio perché scattato l'ultimo istante della nostra vita non c'è più niente da fare o siamo morti o moriamo, o lasciamo questo mondo in comunione con Dio o lasciamo questo mondo senza Dio e quindi saremo o eternamente con Dio o eternamente senza Dio, non c'è possibilità di cambiare questa situazione eh, questo è di fede, qualunque cosa vi dicano altri, e cioè che alla fine, anche dopo questa vita, se uno si so vuole si pente, o che alla fine l'inferno non è eterno, o che alla fine eh, diciamo eh, ci si può pentire anche quando dopo la morte, o cose di questo genere. Ricordatevi, che sono tutti immorali del diavolo, cioè si rimane eternamente, come sia nell'ultimo istante, nel quale noi verremo giudicati da Dio. E come gli angeli hanno deciso, han deciso nell'istante della prova, perché la loro prova è durata un istante solo, e poi sono stati o perennemente con Dio, eternamente contro Dio, e sono diventati demoni. Quello che per gli angeli è stato un istante, per l'uomo è, è la sua vita: dal momento della nascita al momento della morte. Poi è in questo tempo che uno decide del suo destino eterno. Allora, cari ragazzi, adesso eh, questo ve lo dico perché. Eh, quello che è il futuro è molto importante dal Nucio Cristiano, per me tutto è importante per quanto riguarda la nostra vita personale, cioè uno si chiede giustamente come finisce la nostra vita personale, a riguardo eh, è meglio che andiamo subito al sodo, ci sono due concessioni della vita che si contendono in modo di, di guardare il futuro da parte di una persona, cioè eh, per chi ha la fede... La vita non termina con la morte. Cioè, perché alla fede, nel momento della morte, l'anima lascia il corpo, e nel medesimo istante in cui lascia il corpo, viene giudicata da Dio con giustizia e con misericordia. E quindi, se è un'anima che si è aperta comunque alla grazia e alla misericordia, vivrà eternamente con Dio. Oppure immediatamente andrà in purgatorio per un tempo di purificazione, però comunque. È nell'ambito della salvezza, ma se muore nella, nel rifiuto della divina misericordia, nel rifiuto del pentimento, nell'indurimento del cuore, nel rifiuto di Dio, rimarrà eternamente senza Dio e questo è l'inferno, la privazione di Dio e quindi la privazione della luce, la privazione della gioia, la privazione dell'amore, la privazione della speranza, è veramente la morte di tutto ciò che è bello, santo e buono. Questo è l'inferno. Che è una nostra scelta comunque, e il mistero dell'inferno viene in qualche modo rischiarato dal mistero della libertà umana. Cioè, Dio è ovvio che Dio, creandoci liberi, ha rischiato. Come i due genitori rischiano di mettere al mondo un figlio perché potrebbe diventare un delinquente, uno che li fa disperare, e, però nel medesimo tempo, quel figlio potrebbe essere anche un figlio che è la loro consolazione. Quindi eh, ovviamente quando noi mettiamo alla luce una, eh, un figlio rischiamo e per quello è che dobbiamo applicarci nella sua educazione e nella sua guida, perché la libertà ha bisogno di essere guidata, così Dio creandoci liberi ha rischiato, cioè è chiaro che Dio creando i, creando i serpenti, i leoni, gli ippopotami, gli elefanti, i draghi, tutto quello che volete voi. Cioè, ha delle creature che comunque non vengono giudicate, cioè non hanno il codice morale. Cioè, nessun giudice oggi metterebbe agli arresti domiciliari un leone perché ha mangiato, eh, diciamo così, una persona che ha trovato lì vicino alla gabbia. Perché? Perché non ha responsabilità morale. Perché non ha responsabilità morale? Perché non è libero. Non ha un'intelligenza, non ha una coscienza, non ha una libertà. Quindi è chiaro che Dio, creandoci i libri, ha rischiato, però è, è, è la libertà, come ha detto la Madonna, Dio mi ha creato i libri, ma voi usate la libertà per scegliere il bene, questo è il punto. Devo scegliere la libertà per scegliere il bene. Quindi, per i cristiani, il temi della vita non è, diciamo così, il nulla. Il tema della vita è il giudizio particolare, e cioè. <ride> e cioè eh, quello che riguarda il nostro destino eterno dove ognuno di noi verrà giudicato in base al suo rapporto con Dio al suo rapporto con Gesù Cristo al suo rapporto con i comandamenti al suo rapporto col bene e col male col vero e col falso e comunque siccome siamo tutti peccatori come ama spesso dire Papa Francesco allora diciamo che eh, come il ladrone come il ladrone che stava alla veste di Gesù e che ha meritato di andare in paradiso proprio il giorno in cui Gesù ha aperto le porte del paradiso quel venerdì santo e siccome si è rivolto a Gesù con fede e con pentimento è stato ammesso alla gloria del paradiso. Quindi per noi questa è la vita, è il termine della vita, ma per la maggior parte della gente per la maggior parte della gente, ma io ho provato tante volte a parlare anche con persone che conosco con persone di cui potei anche aspettarmi che hanno assimilato un minimo di cristianesimo, e queste persone, se dico eh, cosa c'è dopo la morte, loro, loro, queste persone, anche se sono, hanno una infarinatura di cristianesimo, dicono: Ma, ma io penso che dicano delle cose strampalate che stanno in cielo e in terra, e, però quello che è l'annuncio cristiano della vita eterna eh, non è entrato nel cuore, cioè sono molti quelli che, pur essendo cristiani, pur avendo almeno un'infaratura del cristianesimo, pensano che con la morte finisce tutto. Cioè, sono stati un po' ammagati nella visione atea e materialistica della vita. Per cui come muoiono gli animali, così muoiono gli uomini, e quindi, e quindi per loro eh, la vita finisce con la morte. E quindi il, il cammino della vita è un cammino verso. Il dissolvimento di se stessi verso il nulla, come se fossimo degli animali. Questa è la visione ateo materialistica della vita, per cui la morte è la fine di tutto. E tu vedi anche persone colti, intelligenti, persone che scrivono libri, romanzi, film, eccetera, ma poi lo vedi anche nel modo di comportarsi, no? Vivono, vivono questa vita come se fosse, come se fosse il tutto come se fosse da godere fino all'ultimo istante, come fosse l'unica possibilità, come se fosse fino a se stessa e non fosse un trampolino verso l'eternità, per cui oggi possiamo dire che la maggioranza delle persone muore come una candela che si spegne. E di fatti, anche noi, noi cristiani, noi che abbiamo la fede, quando abbiamo i nostri malati, l'unica nostra preoccupazione che abbiamo qual è? L'unica nostra preoccupazione che abbiamo è che non soffrano. Certamente il fatto che non soffrono è comunque sempre una giusta preoccupazione, però credo che sia molto più importante da loro la luce della speranza, la luce della fede, e cioè parla loro dell'incontro con Dio, dell'importanza del pentimento dei peccati, dell'importanza della confessione, dell'importanza dell'eucarestia, dell'importanza della preghiera, perlomeno quella, fateli pregare, cioè... Dentro di loro, le persone che muoiono, dentro di loro, guardate, che hanno dei tormenti, perché, perché comunque nessuno può essere certo, neanche forse un, un atto incallito. Nessuno può essere certo che dopo la vita non c'è niente. Nessuno può essere certo di questo, neanche un atto incallito, e quindi anche in quelli che eh, diciamo così recitano la parte dei non credenti alla fine quando si avvicinano al termine della vita la voce della coscienza si la voce della coscienza si risveglia e sentono che forse dovranno rendere conto a qualcuno della propria vita e allora lì si deve inserire la nostra parola della fede la parola della fede la parola della speranza dire che si incontra Dio dire che bisogna andare incontro a Dio nel pentimento questo dunque è la grande responsabilità che abbiamo anche per le persone anziane e malate che sono nelle nostre case, cioè prepararle, prepararle alla morte, di cui si parla poco, e guardate che la morte eh, visita a tutte le età, lo sappiamo bene, possiamo uscire di casa e la nostra vita è finita. E quindi questi problemi del dove andiamo a finire, non è che dobbiamo aspettare gli 80 anni prima di affrontarli. Cioè tu non puoi... Decidere alla fine della vita quale strada devi prendere da percorrere nella vita. Tu devi decidere all'inizio della vita quale strada devi prendere. Allora, tu all'inizio della vita, voi ragazzi che avete ancora forse qualche barlumo di fede, dovete impostare la vita come un cammino verso l'eternità, verso la vita eterna. E allora la vita diventa bella, diventa come una grande salita su una montagna dove c'è una meta da raggiungere. E per raggiungere questa meta vale la pena anche faticare, sacrificarsi, fare delle rinunce. Allora, questo è quello che dovete aver fermo e già alla vostra età, già ora che incominciate il cammino della vita, e cioè c'è nella vita un obiettivo da raggiungere per il quale siamo stati creati. Questo obiettivo è l'incontro con Dio. L'incontro con Dio è tu per tu, faccia a faccia. Ovviamente questo incontro sarà, sarà aiutato, sono già nel cammino della vita, viviamo questo incontro nella preghiera e nella fede e già impostiamo la vita come un cammino verso l'eternità. Io devo dire, devo essere grato a mia nonna perché... E io fin da piccolo ho sempre avuto questa, questa visione della vita, cioè mia nonna mi segnava, mia nonna aveva, è stata proprio anche la mamma per carità, eccetera, no? però... La nostra nonna che ci, ci faceva dire nelle preghiere sempre questo ritornello. La vita è breve, la morte è certa. Del morire, l'ora è incerta. Di anima, una sola se ne ha. Se si perde, che ne sarà? Figuratevi che io me la ricordo ancora adesso, questa, questa eh, diciamo così, ritornello di mia nonna che mi ha sempre illuminato nella vita. Cioè io fino fino da quando ero bambino, pensavo. Pensavo a questo, pensavo che la vita è breve, che non bisogna perdere tempo, che non bisogna buttarla via, che bisogna impostarla bene, che bisogna prendere la strada dritta, la strada che porta al cielo, la strada da quella che la Madonna chiama la via della salvezza e non prendere la via della rovina, perché se voi ragazzi prendete fin da ragazzi, fin da giovani la via della rovina, che è la via dell'incredulità, dello sballo, della droga, dell'alcol, del sesso libero e, e, e la via del diavolo, se voi prendete questa via, cari amici, si chiama via della rovina, si chiama via della perdizione e venite nell'abisso eterno dove, come dice Dante, non c'è più luce, non c'è più amore, non c'è più grazia, non c'è più nulla. Guai a voi, ragazzi, se fate questo errore, già all'inizio della vostra vita da persone adulte, da persone che prendono in mano... La vita guai a voi se vi mettete sulla strada della perdizione, sulla strada della rovina eterna. E se già ci siete, come dice, come dice l'automobile, no? quando eh, programmiamo, programmiamo un itinerario, no? Fai la curva U, torna indietro e prendi la via giusta, la via della salvezza è questo che dobbiamo fare. Poi, lungo la via della salvezza, si possono fare anche delle cadute, dei momenti di sbandamento, però ci si riprende e poi si va avanti. Ma se si è sulla via sbagliata, cari ragazzi, non aspettate, non rimandate mai il momento in cui diciamo fare la curva a U, perché poi ci si illude che la via sbagliata sia tutto sommato quella giusta, perché il diavolo è un grande ingannatore. E poi finiamo nell'abisso senza neanche accorgercene. Questo per quanto riguarda alla domanda, cari ragazzi, qual è sarà diciamo così quello che sta davanti alla mia vita, cioè davanti alla mia vita non sta in nulla, non sta in ritorno nel, nella polvere, sta l'incontro con Dio nel giudizio particolare, giudizio giusto e misericordioso. In quel giudizio si salveranno tutti coloro che lo affronteranno con umiltà, nel pentimento dei propri peccati e nella fede e nella fiducia in Dio. Chi invece, come dice la Madonna, arriva a quel punto, a quel momento, crevendo, credendo che con la vita finisce tutto, quindi arriva nell'impenitenza e nel rifiuto di Dio, la Madonna dice che si renderà conto. Della, dello sbaglio grave che avrà fatto, ma non ci sarà più possibilità di pentimento, anche perché, eh, anche perché le anime, diciamo impenitenti, non vogliono la salvezza neanche se gli viene regalata dopo la morte. Come diceva una volta una persona eh, che parlava qui, era Radio Maria, ha usato una bella. Immagina ha detto se anche andasse un angelo a dire all'inferno chi di voi vuol venire in paradiso lo caccierebbero via nessuno vorrebbe andare perché perché quando si ha l'odio contro dio non lo si sopporta sono assimilati al diavolo nel rifiuto di dio Guai a noi cari amici se arriviamo al termine della vita nell'impenitenza finale quindi nel rifiuto di dio perché allora Oppure pensando che Dio non c'è, e tanto finisce tutto, che tanto. Perché come dice la Madonna, ogni uomo ha una coscienza, un'intelligenza, una volontà con le quali può conoscere Dio, può scendere per Dio, può rifiutare Dio. Ogni uomo. Quindi, eh, tutti gli uomini si giocano il loro destino eterno, anche seguendo, eh, diciamo così, <ride> o non seguendo. Il codice di moralità che Dio ha impresso nella nostra coscienza anche non seguendo, diciamo così, la luce dell'intelligenza che cerca la verità. E quindi eh, tutti hanno un grado di responsabilità, chi più e chi meno, ovviamente. Però tutti hanno un grado di responsabilità. Cosa grado di responsabilità? Solamente Dio lo può giudicare alla fine della vita, cioè solamente Dio può dire questo. È Salvo perché mi ama, perché si è pentito, questo mi ha ripetuto fino alla fine. Solamente Dio può dire e sapere, diciamo così, qual è lo stato dei cuori nel momento in cui una persona lascerà questa vita. E questo, cari amici, è il panorama, diciamo, della, di quello che viene chiamata eh, l'escatologia, escatologia personale, che vuol dire il termine della propria vita personale cioè eh, riguarda appunto la vita di uno di noi che poi è quello che conta insomma perché poi c'è un progetto di Dio che riguarda la fine del mondo quello lo vediamo nella seconda parte della Catechesi ma quello che più conta, cari amici è sapere che la nostra vita è una missione che Dio ci ha dato che in questa vita noi giochiamo il nostro destino eterno e questo destino eterno lo si gioca nel rapporto con Dio nel fare la sua volontà, nel conoscerlo, nel amarlo, nel servirlo. Poi ovviamente sappiamo quanti sono gli smandamenti i peccati, sappiamo la grazia straordinaria, eh, del, tipica del cristianesimo, del perdono dei peccati, purché ci sia il pentimento, del fatto che Cristo è spiato per noi, i nostri peccati al nostro posto, per cui basta il pentimento del cuore, perché una persona che abbia commesso anche i più gravi peccati possa salvarsi. A questo riguardo vorrei dire a tutti, tenete sempre davanti ai vostri occhi eh, il quadro della morte di Gesù con i due ladroni, cioè quello che vedendo Gesù crocifisso e morente crede che è il figlio di Dio e gli chiede di essere parte del suo regno. E Gesù vedendo questa fede gli assicura il paradiso. L'altro ladrone invece si unisce. A quelli che bestemmiavano Gesù. E anche lui diceva, eh, hai salvato gli altri perché non salvi te stesso. Lo rideva, Ecco, quello si è perso eternamente, cari amici, come dice Sant'Agostino, in questi due personaggi sono racchiusi i due orientamenti dell'umanità, i due orientamenti degli uomini, cioè quelli che si salvano con la fede e il pentimento. Quelli che non si salvano per il rifiuto e il disprezzo della divina misericordia. Quindi noi affrontiamo questa vita nella luce dell'eternità e meditando su questa bella espressione della Madonna, no? che il cielo è la meta a cui dobbiamo tendere. Cioè, non affanniamoci eh, nelle guerre di questa vita per arricchirci, per prevalere. Per, eh, camminando magari sulla, 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 sulla testa degli altri, eh, facendo il male pur di riuscire ai nostri obiettivi. Non facciamo questi sbagli perché arriveremo alla. perché tanto dovremo sempre qualcuno che, che ci mette sotto i piedi, quindi eh, la vita, come sapete, è una grande macelleria, eh, è come essere una fossa di serpenti. Qualche duro prima o poi ti punge e quindi non facciamoci illusioni di poter vivere felicemente in questa vita. Non si vive felicemente in questa vita. È un'illusione del diavolo vivere felicemente in questa vita, a meno che tu non apri il cuore a Dio, alla sua luce e vivendo la vita come un cammino verso l'eternità, già, come dice la Madonna, godi in questo mondo un pezzetto di paradiso e questo lo vedi in tante persone che credono in Dio, che amano Dio che sopportano la sofferenza, sopportano le prove, affrontano la vita con coraggio, dentro hanno la pace, quella pace che poi sarà poi il loro destino eterno. E quindi e questa è, diciamo, la luce della fede, cari ragazzi, che deve illuminare il vostro personale cammino. Detto in parole povere, l'obiettivo della vostra vita deve essere quello di realizzare la missione che Dio vi ha affidato, con dedizione e con amore, cooperare al suo progetto, raggiungere il paradiso, che è la meta per la quale siamo stati creati.